Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscoli a Vita. Oggi parliamo di un argomento che ancora oggi nel 2019 un sacco di persone si sbagliano e c'è ancora un sacco di confusione. Parliamo del grasso localizzato e se si può con un regime alimentare e di allenamento andare a colpire una zona specifica nel corpo per andare a bruciare i grassi. Ad esempio ancora oggi si parla di ripetizioni alte per tonificare e bruciare lo strato di grasso, si parla di fare 1 milione di crunch per far uscire il six pack. Per le ragazze, abbiamo trovato il nuovo esercizio che ti fa smaltire il grasso e tonificare le cosce e i glutei. Ma siamo nel 2019, quindi penso che questo video è dovuto per mettere le cose in chiaro. Quindi oggi ho deciso di riportare la ricerca scientifica che è stata fatta negli ultimi anni per rispondere finalmente a questo dilemma. È possibile o non è possibile andare a bruciare i grassi in una zona specifica del corpo con un regime ben preciso di allenamento e di alimentazione? So che molti di voi, dato che comunque seguono questo canale e siete ben informati, diranno: è impossibile bruciare grassi in una zona specifica del corpo. Bruciare grassi è un processo total body. Che cosa vuol dire? Che una volta che entri in deficit calorico bruci grasso dappertutto nel corpo e non puoi decidere tu da dove lo bruci, ma è la tua genetica, il tuo metabolismo che va a decidere da che zona del corpo bruciare i grassi per prima. E direi che questa infatti è la risposta che darei nel 99% dei casi al 99% delle persone, che non si può andare a target specificamente una zona, non puoi decidere di bruciare il tuo grasso sui fianchi senza che venga bruciato il grasso anche in altre parti del corpo. Però forse non è così chiaro al 100% secondo la ricerca scientifica. Prima di andare a leggere però la ricerca, vi voglio solamente annunciare che ho messo insieme alcuni programmi di allenamento completamente basati sull'ultima ricerca scientifica per lifter di livello intermedio, di principianti, si vogliono spingere veramente e se volete andare 2, 3, 4, 5, 6 volte a settimana. Ho fatto dei programmi che sono praticamente un mesociclo da 8 settimane composto da 4 microcicli distinti da 2 settimane e utilizziamo una progressione in stile DUP, Daily Undulating Periodization, quindi alterniamo l'intensità e alterniamo anche il volume. Se siete interessati e vi serve un nuovo programma di allenamento in ottica in vista dell'estate, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Ve ne sono veramente grato se ci passate a dare un'occhiata. Detto questo, passiamo dunque agli studi. Primo studio, nel 1979 hanno provato a vedere se effettivamente fosse possibile bruciare i grassi da una zona specifica del corpo utilizzando un regime di esercizio fisico. Sono andati a vedere un gruppo di tennisti, dato che sapete che utilizzano soprattutto un braccio, il braccio dominante per appunto giocare a tennis, e hanno deciso di vedere se effettivamente nel braccio che viene allenato, quindi nel braccio dominante, ci fosse meno grasso rispetto al braccio che non viene allenato. I risultati sono stati che, facendo le misurazioni sia di circonferenza che col plicometro di body fat, hanno visto che mentre la circonferenza del braccio dominante era maggiore e quindi c'era un maggiore sviluppo in termini di massa muscolare, che è normale se ci pensate, abbastanza ovvio, in termini di strato di grasso che ricopriva le due braccia non c'erano differenze. La conclusione che si può trarre da questo studio è che in realtà, almeno per quanto riguarda le braccia, sembrerebbe che anche con un regime di allenamento di esercizio fisico per un braccio nello specifico non si può andare a bruciare grasso nelle braccia in modo localizzato. Passiamo al secondo studio. Nel 2019 Smith et al. Hanno provato a vedere se si potesse bruciare grassi soprattutto e solamente dagli addominali e dalla pancia con un allenamento mirato proprio per gli addominali. Hanno preso 24 partecipanti divisi in due gruppi, un gruppo 0 allenamento addominali, l'altro gruppo 7 esercizi di addominali 5 volte a settimana per 6 settimane di fila. Il risultato alla fine di tutto questo è stato che non ci stava differenza tra i due gruppi, nessuna differenza in termini di composizione corporea, in termini di peso e soprattutto, quello che vogliamo sapere noi, in termini di quanto grasso ci stava sugli addominali. Conseguenza da questo studio, la conclusione era che nonostante questo allenamento specifico per gli addominali, che sì, in effetti nel gruppo che l'ha fatto ha sviluppato la massa muscolare degli addominali, però a livello di grasso sopra gli addominali non c'è stata alcuna differenza, quindi sembrerebbe anche da questo che allenamento in sé da solo non va a bruciare i grassi in quella zona specifica del corpo. Studio numero 3. Costa e Ketal hanno di nuovo provato a replicare e a vedere se con un allenamento si potesse bruciare i grassi in modo localizzato nelle braccia. Hanno preso 104 partecipanti divisi tra maschi e femmine, li hanno sottoposti a un protocollo di allenamento per il braccio non dominante e dopo 12 settimane hanno misurato la percentuale di massa grassa, la circonferenza del braccio, eccetera eccetera. I risultati sono abbastanza interessanti. Mentre la misurazione con il plicometro sembrerebbe mostrare che effettivamente nel braccio non dominante, che però è stato sottoposto a questo protocollo di allenamento, col plicometro sembrerebbe che ci sia una differenza tra le due braccia, quindi il braccio non dominante però sottoposto all'allenamento abbia effettivamente ridotto la massa grassa.
in quella zona. Però poi hanno misurato con la risonanza magnetica, hanno visto che effettivamente non era così, non c'era nessuna differenza di massa grassa. Quindi qual è la conclusione? Molto probabilmente il plicometro, la misurazione col plicometro, o è stata fatta in modo sbagliata o non era veramente molto accurata. Di conseguenza, in realtà, se noi prendiamo la risonanza magnetica come metodo più preciso, quindi più accurato, non sembrerebbe che ci fossero differenze dopo il programma di allenamento per quanto riguarda il grasso in quella specifica parte del corpo. Quindi per ora abbiamo visto che ci stanno tre studi, abbiamo tre strike contro questo concetto che si può effettivamente con un programma di allenamento e di dieta andare a target specificamente una zona del corpo. Però qui è dove si fa interessante. Quarto studio, e anche studio più recente, questo è del 2017, di Scotto Di Palumbo et al. Vi direte: Scotto Di Palumbo, ma è italiano? Sì, ragazzi, hanno fatto questo studio all'Università di Roma, penso che ci stava Tor Vergata, e anche con l'Università di Perugia, e hanno deciso di mettere insieme un protocollo sia di allenamento con i pesi che di cardio. Hanno preso 16 donne e le hanno divise in due gruppi. Il primo gruppo faceva allenamento pesi per la parte superiore del corpo, seguito poi da 30 minuti di cyclette. Il secondo gruppo invece ha fatto un allenamento per le gambe, i glutei e le cosce, seguito poi da 30 minuti di ergometro. Hanno poi usato sia un plicometro che uno scan DEXA per andare a misurare le differenze in termini di composizione corporea. Volete sapere la cosa pazzesca? Che hanno notato che chi ha fatto i pesi prima per la parte superiore del corpo, seguito poi dal cardio, ha notato una riduzione di massa grassa nella parte superiore del corpo, e ugualmente le donne che hanno allenato prima la parte inferiore del corpo con i pesi, poi hanno fatto cardio, hanno notato una riduzione di massa grassa nella parte inferiore del corpo. Quindi, secondo questo studio, sembrerebbe in realtà possibile, se andiamo a fare un tipo di allenamento con i pesi, seguito poi da 30 minuti di cardio, sembrerebbe possibile andare a target specificamente delle zone precise del corpo. C'è la possibilità che questo studio è un'anomalia, che magari le misurazioni non sono state fatte in modo corretto. A Roma non so come fanno i loro studi, magari alcuni ve lo sanno, cioè non sappiamo quanto è rigoroso tutto lo studio, ma se prendiamo questi sono stati i risultati, potremmo dire che magari possiamo cogliere qualcosa di pratica da quest'ultimo studio, almeno intanto finché non verrà ripetuto un altro studio per confermare o disapprovare questo studio qui. Allora, prendiamo dei punti in pratica. Se vuoi bruciare la massa grassa dovrai comunque stare in deficit calorico, che puoi creare mangiando meno del tuo fabbisogno giornaliero, oppure anche includendo del cardio come tecnica per bruciare un po' più di calorie per facilitare il fatto di stare in deficit calorico. Su questo non ci piove un dubbio, quindi qualsiasi dieta decidi di seguire, se paleo, low carb, high carb, low fat, chetogenica, funzionano tutte allo stesso modo e tutte hanno bisogno di un deficit calorico per bruciare i grassi. Le zone che sono più stubborn, in inglese le chiamano stubborn body fat, che sono anche di solito le zone che vogliamo che se ne vanno più rapidamente, proprio tipo la pancia, i fianchi, le cosce, purtroppo saranno molto probabilmente le ultime zone ad andarsene quando voi entrate in deficit calorico. Noterai infatti che anche se stai in deficit calorico molto probabilmente inizierai a perdere grasso nelle zone che decide il tuo corpo, che spesso sono la schiena, le spalle e per ultimo queste zone più stubborn body fat. Purtroppo non ci possiamo fare niente, ma potenzialmente potremmo mettere in atto l'ultima ricerca facendo 3 o 4 esercizi per la parte del corpo in cui vogliamo perdere grasso. Metti, vuoi definire maggiormente la pancia? Fai 3-4 serie con i pesi per gli addominali, fai magari dei weighted cable crunch, fai dei decline weighted crunch, giusto? Poi seguiti da una breve sessione di cardio di 20-30 minuti, magari a un'intensità media, per provare a mobilitare il grasso da quella zona e di conseguenza raggiungere una maggiore definizione in quella zona più in fretta. È sicuro che funzionerà? No, molto probabilmente non vedrai così tante differenze, ma invece è possibile che facendo questo protocollo effettivamente noti dei cambiamenti un pochino più rapidi. E io so che questo non ve lo aspettavate, perché quello che in passato era broscienza, dall'ultimo studio sembrerebbe invece avere almeno qualche cosa a supporto a livello scientifico. Ma dobbiamo sicuramente aspettare più ricerca scientifica che conferma o disprova per essere sicuri appunto di utilizzarlo come raccomandazione generale e che funziona in tutti i casi. Quindi continuerei a dire: non ci pensate su troppo, ma potete sperimentare e vedere se effettivamente facendo un allenamento di questo genere prima di fare del cardio, se magari notate una definizione più rapida nelle zone che volete voi target specificamente. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo dell'attenzione, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, se volete altri video così lasciateci un like. So e spero che non sia stato troppo lungo questo video, ma fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se pensate alla fine che sia possibile o che a Roma, all'Università di Roma, hanno toppato qualche misurazione, un misuramento, perché secondo me quello è probabile come cosa. Però non voglio dire niente, magari invece lo metti in pratica e funziona per te, noti che c'è una piccola maggiore definizione più rapida nei punti chiave per te.
Detto questo, ti ringrazio tantissimo per la visualizzazione, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!